Complimenti. Complimenti. Quando vogliamo. Facciamo qualche punto in casa quando vogliamo. Complimenti. Complimenti. C'è solo questo da dirvi. Grande Gastaldello, grande. Grande Gastaldello. Grande Gastaldello. Ma se non vuoi allenare, non allenare. Non allenare perché non sei in grado. Non allenare. Non sei in grado. Non sei in grado. Primo tempo giocato benissimo. Giocato benissimo. Nel secondo tempo, blackout totale. Buio totale. Perché noi non possiamo giocare una partita di due tempi. Non possiamo. O giochiamo il primo tempo o giochiamo il secondo tempo. Non possiamo giocare sia il primo che il secondo tempo. Non si può giocare sia il primo che il secondo tempo. Poi io dico, stavi vincendo 1-0, rientri dagli spogliatoi, aspetti fino al 60esimo, poi cambi gli attaccanti, metti Oltre e Borrelli e li metti in difficoltà. No, teniamo dentro Mancini, teniamo dentro Bianchi, che hanno giocato bene per carità. Ma se tu cambi gli attaccanti, li metti più in difficoltà. No, invece aspettiamo, poi mettiamo Galazzi dentro, che è molto utile, Fares dentro, che è molto utile. Grande Castaldello, grande, ancora una bella sconfitta, perché in casa, ragazzi, svegliamoci fuori, perché aspetta. Perché svegliamoci fuori, perché la gente non va trattata di merda, la gente spende i soldi per voi, viene a vedervi, rinuncia i pomeriggi per venire per voi, ma ci tiene la gente, voi non ci tenete perché tutte le volte fate la vostra sporca figura di merda, tutte le cazzo di volte, ma porca troia non è possibile, non è possibile. 4 partite in casa questa stagione, 2 pareggi e 2 sconfitte. 2 pareggi e 2 sconfitte. Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Adesso verrà esonerato Gastaldello. Chi richiamerà? Lopez o Clotet? O chissà, chi è che richiama stavolta? Ma ragazzi, siamo alla follia. Alla follia, perché tu non puoi rientrare dopo che hai fatto un primo tempo dominato, perché il Bari non ha giocato il primo tempo, e presentarti in questo modo. Io sono curioso di sapere che cosa gli ha detto Gastaldello negli spogliatoi. Sono curioso di saperlo. Una cosa indecente. Andatevene a fanculo e svegliatevi fuori, che noi vogliamo salvarci quest'anno. Non vogliamo andare in Serie C. Svegliatevi fuori. Fanculo, va.